Dunque, il filmato che è stato costruito sul tuo testo e sulla tua voce a proposito di quanto è successo in questa settimana. Poi parleremo di ciò che accadrà domani. Benissimo. Come suole da fin troppi anni, il calcio si appresta a fare la parte del leone nei programmi stagionali d'autunno e d'inverno. Le battute, dicono i retori, sono vibrate e sofferte in frenesia. La realtà è un po' diversa, ma non importa. A ridosso della seconda di campionato iniziano però anche le coppe continentali e il Napoli impara a sue spese come sia duro calle attestarsi al Bernabeu, che pure è deserto. Il Real Madrid lo schiaccia letteralmente. Se non riesce a mortificarlo, il merito è di Garella, magari sbolinato ma grande. Il Milan delude malamente a Gijón, Cenerentola del campionato spagnolo. Così si prepara, nel peggiore dei modi, al mesto cappotto di San Siro con la Fiorentina, peraltro fresca ed accorta. Un buon 60 minuti di illusioni e almeno 7 palle gol sprecate dai milanisti, olandesi e no. Poi il miserevole naufragio. Sacchi è stato fiduciosamente trasferito da Capitan Berlusconi dalle Maone Padane ai transatlantici e adesso è fondato il sospetto che egli voglia arrogarsi il pretenzioso merito di smentire il nostro difensivismo storico, da contrapporre in certo modo all'idealismo, come il materialismo storico. E qui ricordiamo che quell'atteggiamento tattico ha dato all'Italia ripetuti trionfi mondiali e olimpici. En passant, una notizia abbastanza inquietante: Capitan Berlusconi si arrabbia moltissimo allo 0-2 e si reca negli spogliatoi per farsi sentire, tenendo Fabio Capello sotto braccio. Uno scacco non meno bruciante di quello sofferto dal Milan subisce la Magna Juventus a Empoli, che è la Cenerentola del calcio nazionale. Esordisce in bianconero Jan Rasch, la grosse Berthe del Galles, e scuoce miseramente nella canicola. Nessuno riesce a farlo giocare con un po' di decenza. Evidentemente la squadra più amata dagli italiani è anche la più sopravvalutata e infatti si sgonfia con il mortificante sibilo di una vescica, dicono. L'ineffabile Altobelli anticipa in acrobazia a Como il golletto di Pisa, quello che dà modo alla pigra ed evasiva Italia di regolare in amichevole la Jugoslavia. Adesso, per favore, non parliamo di qualificazione assicurata agli Europei 88 in Germania. Gli azzurri ci potranno andare solo dopo aver incontrato con profitto la Svizzera a Berna, il Portogallo e la Svezia in Italia. Le tre partite sono tanto più difficili in quanto gli elementi e le dipendenze di vicini sono parecchio lontani dall'eccellenza. E questo non è, si badi, un facile gioco di parole fra vicini e lontani. È la doverosa constatazione di una realtà che per ora non entusiasma affatto, almeno a me, Giovanni Brera Fucarlo.